Allora, quello che non volevamo ovviamente raccontare, invece purtroppo è accaduto. E gli Oglioni che ieri sera abbiamo dato appunto come fuori gara, l'abbiamo trovato intercettato qui al bivacco di Arequipa, dove siamo ritornati anche noi da qualche ora. Eccolo qua. Elio, allora, che dire, insomma, siamo partiti con tanta buona volontà, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, poi alla fine però ci si mettono di mezzo gli imprevisti che qui in questa gara sono davvero sempre dietro l'angolo. Che è successo? Ah, è successo che l'altro giorno sono partito indietro in classifica, naturalmente, e mi sono trovato dopo poche ore in mezzo ai camion, in mezzo ai side by side, in mezzo soprattutto alla polvere. Quindi ho mangiato tanto di quella polvere che. Ok, va bene, ho mangiato tanto di quella polvere che alla fine qua non avevo neanche tanta fame la sera. E si è intasato il filtro semplicemente, ho cercato di schivare le traiettorie, di fermarmi quando passavano i camion e tutto, ma non c'è stato verso. Quindi si è intasato il filtro, mi sono reso conto che la moto si spegneva, tendeva a spegnersi e poi faceva fatica a ripartire. Ho capito che il problema poteva essere quello. L'ho smontato lungo il percorso, mi sono fermato, ho perso il conto, un sacco di volte a cercare di pulire almeno. Prima ho tolto la cuffietta, poi ho cercato di pulire in superficie un po' il filtro. Però la moto, più passavano i chilometri, più faceva fatica ad andare. A fatica sono arrivato al rifornimento, e al rifornimento l'ho smontata ancora un po' tutto. Ho cambiato l'iniettore. Ho provato a cambiare il filtrino della benzina perché ho pensato che potesse essere anche la benzina sporca e sono riuscito a ripartire, ma ho fatto altri, boh, non so quanti chilometri, sono andato appunto sulla spiaggia, il posto più bello che abbia mai visto, il pezzo di moto più bello che abbia mai fatto, 15 km lungo la spiaggia schivando le onde, è stato fantastico. Però poi alla fine della spiaggia dove si doveva rientrare per il CP3, si è spenta ancora, appena ho rallentato un po', la moto si è spenta e non ripartiva più. Ho cercato, alla fine ho tolto il filtro completamente, quindi mi sono accorto che era passato, c'era proprio dello sporco dentro la cassa, dentro il condotto di Bene, aspirazione. senti un po', Elio, ma sogni infranti a parte, ci riproverai? Ah, non lo so, perché penso che sia una cosa sovrumana. Io non, cioè, non sono sicuramente campione, non sono nemmeno l'ultimo dei cannelli, ma qua veramente di un'altra categoria. Io ho fatto 3 prove di mondiale, anche benone, ma questa è veramente un'altra cosa che persone normali come me difficilmente possono pensare di considerare. Mi farà piacere sicuramente poterti raccontare in un'altra occasione. Intanto ci vediamo perché riusciamo a Sì, ma portare non lo a so, termine adesso ogni sono abbastanza caso. deluso, vado a farmi un giro da qualche Vabbè, parte. adesso poi Vado a volevo farmi un po' di surf, Allora, intanto forse. per farti rispuntare il sorriso, voglio dirti che finalmente siamo riusciti a svelare questo arcano del tuo team racing che Aspetta, Agif e Laviv in attenzione. realtà abbiamo scoperto che cosa vuol dire. Basta leggere la cosa al contrario e È arabo, troverete. ragazzi, è arabo, No, mi ha no, detto non quello. è arabo. Voi leggetelo al contrario e troverete la risposta. Grazie, Elio, bocca al Però c'è un lupo. arcano ancora che non hai scoperto. No, qual è? Ti lascio i compiti per il Dai. pomeriggio. Il mio team in realtà poi è il Ciocio Pelao. Ciocio Pelao. Ciocio Pelao perché sì, è legato un po' al mondo ispanico, È detto un po' dall'Islam. inquietante anche questo, è come Agif e Laviv. Sì, è tipo la vivere, è un retaggio di Abu Dhabi dell'anno Sì, perché in scorso. realtà me l'hai venduta come un'altra cosa, io me la sono bevuta. Poi ho scoperto il perché. Comunque, Grazie. posso finire? Sono andato 10 minuti di ritardo al CP3, porca. Quella, Tana, in realtà vabbè. 10 minuti mi hanno tagliato fuori e vabbè, poi il resto ve la racconto un'altra volta. Ciao, grazie, ciao a Elio tutti. Leoni qui da Carlo 2019 termina qui la sua gara. E Franco Iannone per Endurista Magazine e tutti gli appassionati di fuoristrada.